Riunione in prefettura a Salerno questa mattina del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un tavolo convocato per discutere della problematica relativa ai diversi incendi che hanno interessato il territorio di Battipaglia. Al Palazzo di Governo con il prefetto di Salerno Francesco Russo, anche l'ingegnere Francesco Curcio, coordinatore della cabina di regia nazionale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza sulla Terra dei Fuochi, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese e le forze dell'ordine. Una richiesta, quella del tavolo di oggi per discutere dell'importante problematica, accolta all'indomani del primo rogo a Battipaglia, come ha tenuto a sottolineare la sindaca, che ha lanciato un appello affinché le istituzioni non vengano viste come il nemico, ma come un alleato da sostenere per combattere questo fenomeno e per tutelare il territorio. A Battipaglia si vive una... Sicuramente le persone sono esasperate, perché è quello che io cercavo di dire all'onorevole Bonavitacola: le persone non credono più alle istituzioni, quindi poi se cade anche la figura del sindaco come immagine, vuol dire addio, non c'è più uno sbarramento tra comune e le istituzioni più alte. Quindi ecco perché la necessità di mettere mano, di rivedere queste autorizzazioni che stanno sul nostro territorio. Qualcuno vuol far apparire questo piccolo traguardo, perché non è il traguardo, e comunque le battaglie si vincono poco per volta, come un fatto negativo. Invece non è così, perché il fattore di pressione, cos'è? L'hanno adottato molte città del nord, Brescia per esempio, la regione Lombardia, tra l'altro ha vinto anche un ricorso davanti al Consiglio di Stato. Che cosa dice? Dice: Battipaglia ormai è una città satura, quindi non è più idonea ad accogliere ulteriori industrie del rifiuto. Questo è il principio fondamentale. Sulle autorizzazioni vecchie è chiaro che poi si continuerà a ragionare, ma già questo è importante. Noi continuiamo a fare i controlli, abbiamo costituito una task force tra SUAP, vigili urbani e ufficio tecnico, e sono partiti, ma erano già partiti, i controlli a tappeto. Ricordo che l'industria che ha preso fuoco era stata sequestrata grazie all'azione dell'amministrazione, e nonostante ci siamo opposti nel luglio del 2018, la regione autorizza, perché è un'altra, c'è un altro nome, è un'altra società, ma il risultato è lo stesso. Se ci fosse stata, e voglio far capire ai cittadini di Battipaglia, se ci fosse stata questa famosa delibera sul fattore di pressione, quell'azienda non avrebbe aperto come un'altra l'anno precedente. Quindi il sindaco, poi qualcuno viene e dice: posso delocalizzare, quella è zona ASI, già questa è un'anomalia, il fatto che il sindaco non ha il governo del territorio. Il problema è che se il PTCP dice che l'industria di rifiuto vanno in zona industriale, noi abbiamo una zona industriale, mettiamola a Battipaglia. Queste poi azioni sono vecchie, cioè io mi trovo una situazione che è ventennale. Allora vorrei dire, probabilmente 20 anni fa e 15 anni fa, quelli che ora denigrano, quelli che ora stimolano là dietro, dovrebbero farsi un esame di coscienza. Se hanno fatto, qualcuno che dice che devo consegnare la fascia per protesta, avrebbe potuto consegnarla all'epoca quando erano consigliere comunale o qualcun altro consigliere regionale, ma non è così, non si consegna la fascia, si va avanti, immagino che, vuol dire, è una sua idea, ma si va avanti nella battaglia insieme ai cittadini. Cioè i cittadini devono capire che il sindaco sta prendendo una posizione molto importante e ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché quando denunciamo da 2 anni a questa parte che dietro i roghi ci potrebbe essere altro, ci potrebbe essere chi ha intenzione, la criminalità organizzata, di prendere possesso del controllo dei rifiuti, questa è una cosa grave. È qui che stiamo oggi in prefettura, proprio perché già il prefetto aveva accolto la nostra richiesta, che partì dall'indomani del primo rogo del 3 agosto, di avere la possibilità di avere un maggior controllo del territorio con forze dell'ordine. Ma tavolo che deve coinvolgere anche le attività imprenditoriali, tutti, cioè qui bisogna fare quadrato, bisogna fare cultura, bisogna essere uniti e non vedere che il nemico è nelle istituzioni, il nemico è fuori. Tutti i cittadini devono essere vicino al sindaco e combattere questo pericolo, che lo vedo, voglio dire, non me lo sto inventando, perché molti sto vedendo che stanno prendendo posizioni in questo senso.